Все мы студенты ДИИ экономии, дель университета Руссо, дель амичице фра попули. Abbiamo sentito del premio giornalistico Demetrio Volcic e siamo pronti a partecipare. Noi studiamo italiano da 7 mesi e i nostri amici italiani studiano russo. Noi vogliamo sapere come si trovano gli italiani a Mosca. Lo abbiamo, questo ai nostri nuovi amici. Vogliamo farti qualche domanda. Ok. Parla di te. Ok. Mi chiamo Elena, vengo dall'Italia, da Forlì, studio a Bologna, studio russo e tedesco, lingue e letterature all'Università di Bologna. Sono al mio terzo anno, quindi sto per finire l'università. Ora vivo qui a Mosca ancora per 2 settimane, poi tornerò in Italia. Cos'altro dire? Non so. Andiamo avanti. Da dove viene? Ah, ho già detto, vengo da Forlì, è una piccola città vicino a Bologna, centro-nord Italia, vicino a Rimini, che sicuramente tutti i russi conoscono, e tutto qui. Perché sei venuto ad imparare il russo? Allora, io studio russo da 3 anni all'Università di Bologna, ma non ero soddisfatta di come lo stavo imparando in Italia, perché non avevo imparato molto bene il russo e avevo bisogno di confrontarmi con il paese, con appunto di vedere com'è veramente la Russia, come sono veramente i russi, di parlare russo in un contesto diverso, perché in Italia non avrei mai potuto impararlo. E quindi io e alcune mie amiche abbiamo deciso di partecipare a questo progetto della nostra università e di venire qui. Sì. Qual è stato il primo difetto a averti mandato? Allora, già da prima di partire e poi subito quando siamo arrivati qua, abbiamo notato che in Russia c'è una burocrazia molto pesante, che per ogni cosa che devi fare devi firmare dei fogli, devi compilare moduli, devi, per qualsiasi cosa tu debba fare è sempre un processo molto lungo e molto noioso, e spesso non capivamo neanche cosa fare, a chi rivolgerci, sia nell'università che nello studentato, però dopo un po' si riesce a capire. In Russia non esiste in Italia. C'è in Russia che non esiste in Italia. La smetana e non lo so. All'inizio pensavamo che la Russia fosse molto diversa dall'Italia, che ci fossero molte cose diverse, ma in realtà è tutto abbastanza simile, non saprei dire. Grazie. Con una corona. Non si scappa. Che cosa vorresti dire sui russi? Allora, i russi in tutto il mondo hanno la fama di essere un popolo molto chiuso, molto serio, molto freddo, e arrivando qui abbiamo notato che in realtà non è così, che i russi comunque sono molto
simili agli italiani per alcuni aspetti, sono molto amichevoli, socievoli, non tutti, ma molto più di quanto ci aspettassimo. E, insomma, ci sono piaciuti. Che cosa ti ho sorpreso in Russia? Mi hanno sorpreso, come dicevo prima, le persone, perché sono state molto amichevoli con noi e ci hanno sempre aiutato quando avevamo bisogno. E, abbiamo trovato comunque in generale un bel clima per quanto riguarda la gente e sempre una... abbiamo avuto una buona accoglienza e quindi ci è rimasto un ottimo ricordo di questo posto. Consiglieresti agli italiani di venire in Russia? Sì, sicuramente, perché nessuno sa molto della Russia in Italia, è vista molto per stereotipi, quando uno pensa alla Russia, pensa alla vodka e agli orsi e in realtà in Russia c'è in realtà in Russia c'è molto di più da scoprire. E io sono stata soltanto a Mosca e a San Pietroburgo, ma mi sono piaciute tantissimo e mi mancheranno davvero tanto. E quindi sì, consiglierei a tutti quanti di venire almeno una volta nella vita. Io sicuramente tornerò. Che cosa vorreste dire sul nostro paese? Allora, la Russia è un bellissimo paese e la vodka è buona, sicuramente. Comunque è un paese che ha una storia e una cultura estremamente affascinanti per me, che comunque la studio, ma penso anche per qualcuno che non la conosce bene. Anche soltanto girando per le città è tutto un altro mondo rispetto all'Italia, è come essere in tutto un altro mondo, è veramente, veramente bello. Non so cos'altro dire. Dietro qualcosa in Russia? Qualcosa? Cosa? Меня зовут Елена. Осторожно, двери закрываются. Не знаю. Ну все, что знаете, говорите. Не стесняйтесь. Русский версия. Я не знаю по-английски. The cat is on the table. Кошка на столе. Кошка на столе. Да. Лисима. Да, давайте. Va bene, allora, grazie per l'intervista. Per l'intervista. Prego. Ciao, Ludovica. Ciao. Parla di te. Io mi chiamo Ludovica, ho 21 anni e vengo dall'Italia. Sono una studentessa di lingue straniere all'Università di Bologna. Perché sei venuta qui a imparare in russo? La mia università ha organizzato questo scambio di 3 mesi con il Ruden e ho deciso di cogliere al volo questa opportunità per imparare la lingua che studio in Italia. Qual è stato il primo difetto che avete notato? In realtà Mosca mi piace molto e l'unica cosa che posso dire forse è che è un po' freddo, ma per il resto mi trovo molto bene qua. Cosa c'è in Russia che non esiste in Italia?
Per esempio ho notato che le strade sono molto grandi, anche gli edifici, è tutto molto grande, maestoso. Però vabbè. Che cosa vorresti dire sui russi? Che cosa? Sui russi? In Italia c'è un grande pregiudizio nei confronti dei russi e noi pensiamo che i russi siano persone chiuse, molto fredde, e invece ho scoperto, soltanto venendo qua, che i russi sono persone molto aperte, serali e sempre gentili. Che cosa ti ho sorpreso in Russia? Beh, forse è proprio questo, scoprire che la Russia non è poi un posto così, così diverso dall'Italia. In realtà siamo molto vicini come popolo, ci assomigliamo. Così li resti gli italiani venire in Russia? Certo, secondo me un viaggio in Russia è sicuramente da fare per tutti e sì, certo, ovvio. Che cosa vorreste dire sul nostro paese? Purtroppo per adesso ho visitato soltanto Mosca e quindi non conosco il resto della Russia, ma tutti dicono che Mosca non è la Russia e quindi per adesso questa città mi piace molto, sì, l'architettura, anche lo stile, c'è sempre qualcosa da fare qua, iniziative, feste, festival, mi piace. Resti in Russia? Rimarrei qua volentieri perché mi sono trovata molto bene, però forse andando avanti col tempo mi mancherebbe un po' il clima dell'Italia e anche ovviamente la mia famiglia. Hai visto il film Le incredibili avventure degli italiani in Russia? Ne ho molto sentito parlare, ma purtroppo ancora non l'ho visto. Cercherò di guardarlo il prima possibile. Dite qualcosa in russo. Ma va il mio cen fantabilas e a modo rada vernuzza. Dai, raz, dva, tri. Grazie mille. Prego. Ciao Anna. Ciao. Vogliamo farle qualche domanda? Sì, prego, sono qui per rispondere. Parla di te. Allora, io mi chiamo Anna, vengo dall'Italia. Abito nel nord Italia, vicino a Venezia, e studio all'Università di Bologna Relazioni Internazionali. Sto studiando il russo da pochi mesi e ora sono qui. Da dove vieni? Io vengo da un piccolo paese al nord Italia, vicino a Verona o Venezia. Perché sei venuta a imparare il russo? Sono venuta a imparare il russo qui a Lourdes perché all'università non ho la possibilità di impararlo bene, l'ho studiato per pochi mesi, quindi sono venuta qui a praticare. Che cosa ti manca in Italia? In Italia mi manca la mia vita di tutti i giorni con le mie coinquiline a Forlì e anche un po' forse la famiglia, i miei amici. Io non ho detto alla mia famiglia. Che cosa c'è in russo che non esiste in italiano? Diciamo la vita così, magari con questi spazi grandi, oppure tanti cibi che in Italia non ci sono. E basta, poi sono molto simili. Le metropolitane, non ci sono per lì. Che cosa vorresti dire sui russi? Sui russi. In Italia ci sono degli stereotipi falsi sui russi, in realtà sono molto socievoli, simpatici e sorridono sempre. E in Italia questo non si crede, ma è vero. Che cosa ti ho sorpreso in Russia?
mi ha sorpreso la vita di tutti i giorni. Me l'aspettavo molto diversa, in realtà ci sono molte cose da fare e comunque sono posti da visitare sempre nuovi. Consiglieresti agli italiani di venire qui? Sì, certamente, perché la vita è completamente diversa e forse le idee che in Italia ci sono della Russia sono sbagliate, quindi assolutamente lo consiglio. Che cosa venestri dire sul paese? Sulla Russia? Sì. Cosa vorrei dire? È stata una grande sorpresa, quindi vorrei dire che questo paese è oltre a essere interessante, grande, pieno di cose interessanti come la cultura, l'arte, i parchi, è comunque veramente un paese da venire a visitare. Dite qualche cosa? Привет, меня зовут Анна. Buongiorno, Eva. Vorremmo farti qualche domanda. Prego, iniziate. A chi di последняя мы говорим спасибо. Prego. Buongiorno. Buongiorno. Parla di te. Allora, io mi chiamo Eva, sono nata a Firenze, in Italia, sono toscana. E però da 3 anni ormai vivo a Bologna, dove studio lingue e letterature straniere. Studio russo come prima lingua e spagnolo come seconda lingua. Nel tempo libero mi piace ballare, ballo nelle piazze di Bologna, in giro per la città. E niente, mi piace molto il russo, la lingua russa. E niente, dicevo. Da dove viene? Io vengo da Firenze, che è la capitale della Toscana. Perché sei venuto ad imparare il russo? Perché nella nostra università c'era questa possibilità di fare un progetto di 3 mesi qua alla Rodeno e volevo appunto studiare russo in Russia e quindi ho preso questa opportunità. Che cosa c'è in russo che non esiste in Italia? Cosa c'è? Spazi. Avete spazi enormi, enormi. Avete tantissimi parchi che io adoro, uno per uno. E non lo so, mi piace molto lo spazio che avete. L'Italia è molto più piccola e voi invece avete un grande spazio e insomma lo usate bene. Che cosa ti manca dell'Italia? Allora, dell'Italia mi mancano un po' i miei amici, un po' le abitudini che avevo insomma anche a Bologna, ma soprattutto, allora, mi manca ballare nelle piazze. Questo è. Che cosa vorresti dire sui russi? Cosa vorrei dire sui russi? Io quando sono arrivata avevo moltissimi stereotipi, no, dall'Italia. Si sono tutti distrutti e mi piacete molto. Dite qualcosa in russo. Я иду шагаю по Москве. И все. Ну, я не знаю. Va bene. Vivo, perfetto. Спасибо вам. Bravi. Malazzi.